Oh, 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 oh. Cari amici, cari amici, allora, scusate, forse si sente il ventilatore entrare al microfono, anche se l'ho orientato basso. Ma... Questo era, era così: un, un, un leggero rimaneggiamento della strada, il pezzo dell'omonimo film di Federico Fellini, no? Con. Eh, i principali Anthony Quinn e la grandissima Giulietta Masina. Ehm, che è un, 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 la musica del film è stata composta da, da Nino Rota, uno dei nostri giganti, diciamo, eh, no, dunque, volevo dire una cosa: eh, sentite come questo tipo di cose sono delicate, no? come sono fragili. Un po' come Schinderlist di Williams o tante cose di Ennio Morricone o altre cose di Vangelis, Papatanassio, di René Papas o di Maria Carta è tutta roba. Eh, insomma, è tutta roba. Molta di questa roba è fragile, è molto fragile. Cosa vuol dire questo? Che è costruita male, che è pencolante, che sta ritta per scommessa? No, no è volutamente da un lato fragile e inconsciamente dall'altro. Volutamente perché secondo me si cerca di ottenere un certo risultato, si va a cercare la bellezza nella fragilità delle cose, come compositori intendo, riferito a questi grandi personaggi, o anche grandi interpreti come Maria Callas, come Irene Papas, appunto, come Maria Carta. Dall'altro c'è una fragilità che è insita al, a, alla persona, no? e cioè tutti possono andare a scuola, studiare teoria, armonia, composizione, contrappunto, farsi i suoi anni di scuola e, e poi fare il compositore, poi specializzarsi magari nelle colonne, colonne sonore, studiare l'orchestrazione, il coro. C'è tanto da studiare, e tutti alla fine possono scrivere delle note, appunto, o orchestrarle per tutte le sezioni degli strumenti, eccetera. Ma il problema, poi, è, diciamo, arrivare a certi livelli. Quali sono questi livelli? Non sono l'aspetto complesso della musica, come molti pensano, perché scrivere difficile non è semplice. Ma non è quello lo scopo ultimo delle arti, secondo me, no? Cioè mettere in difficoltà chi ascolta o chi deve eseguire perché si scrive difficile. Non è quello, alla fine, quello sarebbe un esercizio, io penso, sterile. Forse ci può servire a crescere quando si scrive musica, spingendosi più in là per poi scrivere più in qua e quindi avere un margine di conoscenza più ampio. Però alla fine, io penso eh, lo scopo... Di tutti è quello di anche inconscio, magari, è quello di eh, comunicare con gli altri, no? Eh, suonare, scrivere, suonare mu la musica, insomma, penso che alla fine, come molte altre arti, sia in qualche maniera una scusa per stare con gli altri, per vivere con gli altri, per contattare, comunicare con gli altri. Quindi eh, il linguaggio. Va bene se è semplice, però deve essere emotivamente sincero. Poi, a volte è emotivamente carico, a volte è più scarico, però è importante, è importante che sia sincero. Ecco, io penso queste cose qui, per esempio. Io ho fatto questo piccolo esempio sbranando un po' la melodia bellissima di Nino Rota. È un pezzo molto fragile che vive su equilibri delicatissimi, semplicissimi, a intervalli semplici, ha una tonalità semplice, in questo caso, e ha un tipo di scala semplice, sentite una scala maggiore che sono all'inizio, e... però arriva, però arriva al cuore. E quindi questo vuol dire che le persone che provano a fare questo tipo di lavoro, in questo caso mi riferisco a chi scrive, a chi ha scritto, e spesso fa una grande fatica, fa una grande fatica perché deve lavorare tutta la vita per capire, per imparare a eh, mettere a disposizione questa roba che ha dentro, queste fragilità che ha dentro, deve tirarle fuori e far sì che funzionino, gli altri le possono ascoltare e che funzionino. Questo per esempio è un tema che funziona. E ha una struttura, ok. Questo temettino qui ha una struttura, quindi funziona e questa è già una fatica. Poi c'è la fatica di, eh, eh, di regalarsi agli altri perché tutte le volte che noi facciamo queste operazioni, che scriviamo oppure suoniamo musica o facciamo altri tipi di arte, eh, intendiamoci, non siamo mica sempre remunerati. Quindi è un'operazione che la maggior parte delle volte è gratuita, noi ci regaliamo agli altri gratis pensate a quanta roba potete usufruire, possiamo usufruire gratis su YouTube, sulla musica libida, MP3, eccetera. E quello è tutto lavoro, che, che è, costato, è, costato, è costato tanti sacrifici alle persone, spesso. Sacrifici proprio nel vero senso del termine. E quindi eh, chi fa queste cose, chiaramente le fa perché secondo me, secondo me, tutti le possono fare, ma chi le fa a un certo livello ci si nasce, secondo il mio personale punto di vista. Eh. Una, è veramente un, un dono naturale oltre un certo livello. Quando si arriva con, con quattro note a commuovere una persona, vuol dire che abbiamo qualche capacità interiore che non tutti possiedono. Quindi, questo, questo discorso qui eh, è interiore alla persona. Okay? Quindi secondo me richiede già il rispetto a questa cosa. Quando noi ci troviamo di fronte a certe cose, c'è un rispetto di base. E arrivo alla conclusione di quello che volevo dire, eh, che era una cosina così. Perché di musica ne ho parlato in tanti video, ne parlano in tanti, ognuno ha la sua opinione. Eh, c'è stata questa storia di Morgan, che non è, prima, non è mica la, la prima volta che Morgan fa queste cose e non è nemmeno l'unico. Eh, ora uno lì ci può elaborare tante teorie sopra, può darsi che lui lo faccia per rendersi più interessante, Beh, i motivi possono essere perché ha capito che funziona, perché anche se se ne parla male, purché se ne parli, può essere tante cose, eh, però, però eh, io se mi riferisco diciamo al fatto specifico, lui ha, probabilmente ha reagito male, forse avrebbe dovuto usare un po' più di sarcasmo, un po' più di ironia e forse un po' più di stile, di savoir faire, però eh, quando dal pubblico ti urlano, datti una mossa, facci questo, facci quello, eh, vuol dire che quel rispetto di cui sopra manca. Vuol dire che noi abbiamo un, un pubblico disabi almeno disabituato a, al rito del concerto, al rito dell'evento dell teatrale, della recita teatrale, al rito del, dell'evento, al, al rito di quello che andiamo a vedere. È un rito, è un rito. Suonare è un rito, è una cosa sacra suonare, eh, così come salire sul sulle tavole di un teatro e fare teatro e recitare è un rito, non è una cosa banale. Ripeto, chi lo fa seriamente, chi lo fa in maniera onesta, sincera, sa cosa voglio dire, sa il lavoro che c'è dietro, il sacrificio che c'è dietro, il volersi dare, la generosità che c'è dietro. Perché, signori, se ci doveste pagare, se dovessimo pagare quelli che fanno teatro, eccetera, sapete quanto costerebbe. Aiuto, non avrebbe prezzo spesso questa cosa, quindi io arrivo a dire che è addirittura gratuita quasi sempre, anche quando prendiamo un cachet. E in questo caso, appunto, come in altri casi, e anche a me capita spesso, e anche ai miei colleghi capita spesso: c'è un pubblico almeno disabituato, disallenato, qualcuno non è proprio stato formato a questa cosa. Quando si va in certi posti c'è un rito, c'è un da rispettare, quindi c'è un comportamento da rispettare. E, e urlare a una persona che deve fare quello che pensi te, facce Tarzan, vi ricordate una battuta, e questo mi riporta a quello che è stato fatto in questi decenni, ultimi decenni, da certe televisioni, quello che è stato fatto alle arti, alla cultura dove tutto è diventato show, eh, addirittura quando si va a cantare sono, ci sono le sfide a squadra A, squadra B, come sono vestiti, come si sorridono, come si guardano in cagnesco, come si mandano a fanculo. La musica è diventata estranea a questo discorso alla fine. E il pubblico si è abituato appunto a vedere sta roba come tifoserie, come la corsa dei ciuchi. Invece qui, cari signori, siamo di fronte a persone che comunque si sforzano di regalarvi qualcosa, anche se fa sorridere questa cosa che sto dicendo, qualcuno sorriderà. Quindi io dico che alla fine Morgan aveva ragione. Buona giornata.